Il Comune di Pomezia ha presentato un regolamento che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione nell'incontro Cittadinanza Attiva e Beni Comuni che si è svolto nell'Aula Magna del complesso Selva dei Pini. Associazioni e cittadini hanno partecipato all'iniziativa organizzata dall'istituzione pometina, rappresentata personalmente dal sindaco Fabio Fucci e dalla vice sindaco Elisabetta Serra. Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto e per l'iniziativa che avvia un rapporto di collaborazione sempre più stretto tra cittadino e istituzione. Tra i nostri principi fondanti c'è quello della partecipazione dei cittadini al benessere e alla crescita del senso di comunità. In tanti ci avevano chiesto fin dal nostro insediamento come poter contribuire e collaborare con l'amministrazione anche nella realizzazione di piccoli lavori di manutenzione o di attività di volontariato. Con questo regolamento finalmente riusciamo a mettere in piedi uno strumento che consente ai cittadini di collaborare con l'amministrazione sotto varie forme, insomma, che si tratti della cura di una piccola area verde, di un'aula, di una scuola o comunque di un'attività di volontariato sociale, di mettersi e di relazionarsi con il resto della cittadinanza e questo ci consente di raggiungere il traguardo importante di far sentire i cittadini proprio parte della città e inseriti nel contesto cittadino per la crescita sociale e culturale della città. Noi abbiamo costituito un ufficio che si chiama Ufficio per la Cittadinanza Attiva, che riceverà e ha già ricevuto in realtà delle proposte progettuali. Il nostro ufficio non fa altro che incardinare le proposte verso i competenti uffici, quindi che possono essere l'ufficio dei lavori pubblici o l'ufficio ambiente, mettere appunto tutte quelle che sono le formalità burocratiche velocemente, molto velocemente, e consentire poi ai nostri concittadini che hanno la volontà e il desiderio di collaborare con l'amministrazione di realizzare poi una vera e propria opera in favore della collettività. All'incontro era presente anche Riccardo Di Tommaso, promotore della community Retake Pomezia, un movimento nato sul web e attivo sul territorio pometino. L'idea nasce su un social, su Facebook ad aprile, guardando appunto su altre pagine Retake a Roma, che già avevano appunto adottato questo tipo di interventi, pubblicando delle foto con i prima e i dopo degli interventi. E lì l'idea è venuta lampante, perché anche a Pomezia c'era tanto materiale su cui intervenire, e quindi è nata così spontaneamente, è nata una pagina di Facebook, Retake Pomezia, e da quel momento in poi sono stati tanti contatti, siamo arrivati a quasi 700 e tanti di quei contatti poi si sono trasformati in persone che attivamente hanno partecipato agli interventi, e così si è consolidata una realtà vera e propria, quella di Retake Pomezia, oltre a quella anche di Retake Torvaianica, e ce n'è un'altra ad Ardea che è appena nata da pochissimo. Il rappresentante di Retake Pomezia ha poi espresso alcune considerazioni sul nuovo provvedimento adottato, evidenziando che può essere un ottimo strumento per le associazioni impegnate nel paese. Sicuramente è uno strumento in più. Ci sono delle risorse in più e c'è, dal punto di vista del leader burocratico, c'è più velocità e più snello. Adesso avremo, come detto prima, delle risorse in più, degli strumenti in più anche a livello pratico, quindi di macchinari, di persone che ci aiutano a rendere più vivibile, più fruibile soprattutto una città che da un po' di tempo a questa parte è stata lasciata un po' allo sbando per colpa dei vandali, dell'incuria e del tempo, insomma. L'APSUS, un laboratorio per la sussidiarietà con lo scopo di promuovere esperienze di condivisione civica, era presente nella persona di Fabio Giglioni. Il vicepresidente dell'associazione ha raccontato di altre iniziative simili nel territorio nazionale. Noi siamo operativi da circa poco più di 10 anni, però in questi ultimi 2 anni siamo particolarmente contenti di aver consentito, a me è messo a disposizione attraverso un'esperienza partecipata e condivisa con il Comune di Bologna il regolamento appunto per la gestione dei beni comuni urbani, e ora questo regolamento, che appunto è nato così, è stato ben recepito da ben 53 comuni, e ce ne sono un altro centinaio sostanzialmente in cui è già stata approvata una bozza dalla Giunta e ora è in discussione nel Consiglio Comunale, e quindi presto questo numero dei comuni salirà ancora. Quello che mi ha particolarmente impressionato è che il Comune di Pomezia, come tanti altri, appunto ha
visto dall'Apsus questa opportunità e l'ha saputa cogliere. È un'idea appunto di amministrazione che si affianca ai cittadini per risolvere problemi di interesse generale.